europea finisce a Ventimiglia. Qui tutte le persone che sono ospitate nei centri vogliono andare in Francia, vogliono andare in Germania, in Inghilterra, nessuno vuole restare in Italia. Noi stiamo diventando una pentola a pressione perché c'è un muro ai nostri confini che non si vede, ma è scritto, si chiama Regolamento di Dublino, e costringe l'Italia a identificare tutti i migranti che sbarcano in Italia, ma poi siccome li abbiamo identificati noi, dobbiamo farcene carico noi da soli. Allora, prima di tutto, un comune come Ventimiglia, come tutti i comuni che stanno vivendo delle emergenze legate all'immigrazione, devono avere lo sblocco dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità. Non è pensabile, questa è una proposta che viene anche dal sindaco di Ventimiglia, che ci siano vincoli di bilancio europei o in nome dell'Europa su comuni che stanno gestendo un'emergenza da soli, che invece dovrebbe essere un'emergenza europea. La seconda cosa, ho ascoltato prima le dichiarazioni di esponenti dell'Unione Europea qualche ora fa, che dicono che la Francia non sta violando i trattati e non sta violando i regolamenti respingendo alla frontiera i migranti. Io faccio presente soltanto una cosa, che qui non solo si respingono migranti da tutte le città francesi e le si portano al confine con Ventimiglia, ma abbiamo la certezza che la Francia stia respingendo anche minori alla frontiera italiana, e questa si chiama violazione dei diritti umani, su cui chiediamo all'Unione Europea di approfondire senza i comunicati stampa. La smettano di fare conferenze stampa, vengano qui a Ventimiglia ad ascoltare i cittadini e a capire che cosa sta accadendo, perché qui le soluzioni sono due: all'Italia si dice non siete nell'Unione Europea, siete da soli e ve la dovete gestire da soli, oppure all'Italia si dice vi diamo una mano, ci prendiamo una quota dei migranti, ma soprattutto la Francia, come per esempio l'Austria con i carri armati, smettono di avere un atteggiamento ipernazionalistico quando invece c'è bisogno di solidarietà a livello europeo, soprattutto con l'Italia.